Otranto è il comune salentino più a est d'Italia. Per la sua posizione geografica e per la sua storia è considerato la porta d'Oriente, crocevia di millenarie culture del Mediterraneo. Il territorio rientra nel circuito dei 100 comuni più belli d'Italia e buona parte del magnifico litorale è protetto dal parco regionale Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase. Quella di Otranto è una storia antichissima che affiora già nell'undicesimo secolo avanti Cristo. Protagonista dei grandi eventi storici del Mediterraneo, Otranto mostra ancora nelle sue testimonianze il passaggio dei numerosi popoli che l'hanno animata. Sino al VII secolo, Otranto ha svolto un ruolo importante per la politica amministrativa, fungendo per secoli da sede dello Strategos, il governatore bizantino. Otranto è la sintesi culturale dell'Occidente e dell'Oriente. Una coniugazione tra due sponde di mare non sempre pacifica, così come tristemente avvenne nel 1480, quando Otranto fu assediata e conquistata dall'esercito turco-ottomano. Otranto è la terra di frontiera, passaggio obbligato per i popoli antichi del Mediterraneo e meta privilegiata delle centinaia di migliaia di visitatori che ogni anno affollano il piccolo borgo antico. L'atmosfera otrantina è suggestiva e romantica, tanto da aver ispirato numerosi cronisti e scrittori che ad Otranto hanno dedicato i loro lavori letterari. Il cielo azzurro delle Puglie non può avere migliore cornice che il borgo di Otranto, con le sue pietre scolpite ad arte ed i suoi canti sublimi, retaggio delle culture gloriose di Bisanzio e delle calde poesie d'Aragona.